è Francesco Saverio Borrelli e Ugo Foscolo, il magistrato, il potente magistrato Francesco Saverio Borrelli e Ugo Foscolo. Poi dice, ma cosa c'entra e il capo del Puglio di Mani Pulite, Francesco Saverio Borrelli, con Ugo Foscolo? Io vi spiego perché c'entra. Vedete, questo è il Corriere della Sera odierno. Qua abbiamo Francesco Saverio Borrelli, e viene ricordato perché recentemente è deceduto. Addio a Borrelli, cambiò l'Italia con l'inchiesta su Tangentopoli. Questo è il Corriere della Sera, vedete, odierno, Corriere della Sera odierno, prima pagina. Allora, Ugo Foscolo. Beh, il fatto è che io ricordo una foto di tanto tempo fa che ritraeva il magistrato Francesco Saverio Borrelli a cavallo. Cioè, Francesco Saverio Borrelli amava l'equitazione. E quando io vidi quella foto, la foto di Francesco Saverio Borrelli a cavallo, mi venne subito in mente il poeta Ugo Foscolo, il quale poeta Ugo Foscolo frequentava la nobiltà, frequentava le nobildonne, e tra le nobildonne che il poeta Ugo Foscolo frequentava c'era anche la giovane nobildonna Luigia Pallavicini, che amava l'equitazione. E Luigia Pallavicini una volta, andando a cavallo, cadde da cavallo e si fratturò una spalla, per cui Ugo Foscolo si affrettò a scrivere una poesia a Luigia Pallavicini intitolata "A Luigia Pallavicini caduto da cavallo". Poi Luigia Pallavicini guarì e di nuovo Ugo Foscolo si affrettò a scrivere una nuova poesia a Luigia Pallavicini. La nuova poesia era intitolata "A Luigia Pallavicini caduto da cavallo". Ecco perché c'è l'analogia nella mia mente, però, tra il magistrato Borrelli, Ugo Foscolo e la nobildonna Luigia Pallavicini. Poi tra l'altro, io ho visto anche delle foto dove sono ritratti Francesco Saverio Borrelli e sua moglie che vanno alla Scala vestiti eleganti, tutti elegantemente, per cui mi sono detto, ma io Serafino Massoni, era meglio che invece di fare il professore di filosofia e storia nei licei e poi il preside di ruolo nei licei classici e scientifici, era meglio che mi fossi laureato in giurisprudenza, che avessi fatto il concorso in magistratura e fossi diventato un magistrato, e così avrei potuto anch'io fare l'esperienza della equitazione e poi anche andare qualche volta alla Scala. Ma ormai non posso più tornare indietro, ormai tutto è compiuto e io sono qua a fare queste considerazioni. Queste sono le mie considerazioni, voi fate le vostre, cari amici, capito? E se le mie considerazioni non vi piacciono, non vi disturbano, io mi scuso tantissimo con voi. E a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok.